Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi facciamo un trattamento lifting per le mani. Io ho le mani orribili, saranno almeno 5-6 mesi che non faccio nessun tipo di trattamento. Tra l'altro col freddo le mani si rovinano di più. Allora, prima di tutto cominciamo con un bel scrub per le mani a base di bicarbonato. Come voi sapete io adoro il bicarbonato, che lo uso dappertutto, aggiungendo qualche goccia di acqua di rose. Se non avete l'acqua di rose potete utilizzare qualsiasi acqua termale che avete a casa o dell'acqua normale. Andiamo a sciacquare bene le mani, asciughiamole. E adesso andiamo ad applicare una maschera di argilla e menta di Herbalife, che io adoro e va benissimo per il viso, soprattutto per pelle impura, mista, acneica, e andiamo a applicarla sulle mani. Tante volte le mani non le curiamo tanto, dobbiamo inserire la cura delle mani nella nostra routine giornaliera. Dopo che si asciuga in 5 minuti, andiamo a sciacquarla. Per la prossima maschera. Questa maschera io l'avevo utilizzata per la pulizia del viso, mi ha avanzato un po' e quindi ho detto la usiamo anche per le mani. A base di lievito di birra, per chi non sa, lievito di birra va benissimo sia per i capelli, unghie, pelle, per le mani, piedi, viso, e aggiungiamo qualche goccia di aloe vera puro del 97. Io questo aloe vera lo uso, lo bevo realmente. Ho detto, l'aggiungo che mi dà idratazione alle mani. Andiamo a applicarlo, in 2 minuti si asciuga subito. Io ho messo 2 cappe, si è asciugato e poi l'ho aggiunto un'altra volta. Come vedete si asciuga subito, è molto secco sulle mani. Andiamo a sciacquarlo, già come vedete la mano ha un altro aspetto. Adesso andiamo con la terza maschera. Come vi ho detto prima, queste maschere io le ho usate per il viso, mi sono avanzate e quindi ho detto usiamole anche per le mani. Allora, bianco d'uovo aggiungendo del caffè assolubile. Io avevo a casa questa marca, quindi potete utilizzare qualsiasi marca che avete. Mescoliamoli bene. Questa maschera è fantastica sia per le mani che per il viso. Per i capelli meravigliosa, molto idratante e fantastica per i piedi. Se fate un pedicure io ve lo consiglio vivamente perché vi lascia la pelle morbidissima. Tra l'altro il prossimo video sarà una bella pedicure fatta in casa, fatta bene, con ingredienti ovviamente naturali. E adesso andiamo ad applicare la maschera sulle mani. Comunque si asciuga velocemente, in 3 minuti al massimo saranno asciutte. Thank you.
Adesso che si è asciugata bene, andiamo a sciacquarle. Il tocco finale andiamo a applicare un gel a base di aloe vera sulle mani. Se non ce l'avete, potete utilizzare qualsiasi crema idratante che avete a casa. Andiamo a massaggiare per bene le mani per far idratare e per far penetrare meglio il gel o la crema che avete. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel commento. E alla prossima! Ciao bella gente!